Salve a tutti ragazzi, sono Pepero Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo video di Super Mario Galaxy 2. Oggi continuiamo la raccolta alle stelle verdi e bisogna andare nella galassia qua sotto, che è la Rapide Sospese, quella con Yoshi, Peperoncino. E speriamo che non sia troppo difficile, perché veramente già non era semplice, non erano semplici i livelli normali. Questi, speriamo che queste stelle insomma non siano veramente nascostissime. Vediamo un po', stella verde 1. Ok, vediamo qui se ci dà qualche indizio. No, non sento nemmeno il bagliore della stella. Vediamo qui, ne ho vista una in cima, raga. Lì una in cima l'ho vista proprio qui sopra, qua, esattamente qua sopra l'ho vista una. Poi le altre non l'ho vista ancora. Non sento nemmeno il rumore per ora, quindi qui penso si può star tranquilli. Sì, qui non sento assolutamente il rumore della stella, perché è inconfondibile il rumore, non è come quello dell'astroscheggia, è diverso. Quindi, insomma, è proprio diverso, si dovrebbe riconoscere. Ora qui andiamo piano, chiaramente, spero che non fosse qui. Oddio, ho visto qualcosa lì sotto? No, raga, non sento rumori. Non sento rumori di nessun tipo. No, non credo, quindi andiamo avanti. Lì sopra ce n'è una per forza. Potrebbe essere la prima quella, perché no? Proviamo ad andare lì sopra, allora. Ci sta che quella sia la prima. Il problema è come arrivare lì sopra. Minchia, che salto che bisogna fare. Qui Yoshi può fare salto a parete? No, quindi si fa così, si salta, si dà lo slancio, si fa così con Mario, si sa... Ehi, ma come cazzo si arriva lì sopra, raga? Ma è impossibile arrivarci. No, bimbi, veramente, ma come cazzo si fa arrivare lì sopra? Ma è impossibile. Forse bisogna prendere quell'altra via. Ah, proviamo a fare così allora, guardate, Sì, forse bisogna arrivarci direttamente col peperoncino di Yoshi. Quindi qui bisogna fare così. Attenzione, vedete, bisogna fare un percorso molto pulito. Bisogna fare, spostarci subito a sinistra. Tipo adesso, esatto. Riprendere il peperoncino e poi da qui si può salire, assolutamente. E qui tra l'altro c'è il pinguino. Qui c'è tra l'altro il pinguino. Ma che cazzo ci fai qui sopra? Le tue capacità ti hanno portato lontano, non trovi che questa vista ti faccia capire l'importanza di ogni moneta? grazie pinguino, non mi aspettavo di trovarti qui sopra. E quindi però qui sopra c'era anche la stella e la prendiamo. Non c'ero mai arrivato lì sopra, ci siamo arrivati ora, va bene, perfetto. Stella verde numero 1 della galassia, Rapide Sospese, perfetto. Ok, questa era la prima, vediamo un po' dov'è la seconda a questo punto, per forza. La stella verde 2, andiamo a farla. Ok, qui chiaramente si va avanti del tutto. E io ho una vaga idea, ragazzi, perché se il gioco è stronzo, allora la mette sotto queste piattaforme che cadono, se il gioco è stronzo. Quindi bisogna affidarsi al rumore. Alzerò un pochino il volume delle cuffie, allora. Per ora non sento nulla. Madonna, non so nemmeno se prendere questo coso, ma forse conviene. Raga, mi sa che conviene prenderlo. Oppure si può fare anche così, forse. Si può fare anche così. Però mo non torniamo indietro. Vabbè, al massimo ci suicidiamo. No, non sento assolutamente nessun rumore. Ok, qui è un casino, mo. Ok, lo abbiamo superato questo pezzo anche senza peperoncino. A parte si ricreano, vedete, queste piattaforme. Si ricreano, non lo sapevo. Io non ho sentito rumore, non ho sentito bagliori. Quindi, ragazzi, credo che si può andare. Spero. Boh. Quindi si attiva il checkpoints. Si prende questo.
Non ho sentito rumori, quindi in questo pezzo forse non c'era nulla. Adesso qualcosa qui forse inizia a sentire, o forse è solo una mia impressione, non lo so più ormai. Ecco, qualcosa sento qui, assolutamente. No, ma si sente forte e chiaro, raga. Quando c'è la stella si sente forte e chiaro, veramente, il rumore. Eccola! Minchia, come cazzo faccio a prenderla lì? Mi tocca arrampicarmi su questo coso, ma... Minchia, raga. Sì, mi tocca arrampicarmi un po'. Attenzione qui, non voglio crepare, eh. Camadò. Sì, dove vai, Yoshi? No, no, no. Qui se riuscissimo a arrampicarci, eccoci, 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 c'eravamo sopra il cornicione, d'accordo. Ora si va qui sopra. Dove sono? Dove sono finito? E poi da qui, ragazzi. Ok, madonna, meno male che ce l'ho fatta. Mi sono buttato di sotto proprio così a caso in realtà, quindi vabbè, comunque. Questa era la 246esima superstella. E si va ovviamente a prendere anche la 3. Eccola qui, ragazzi, stella verde 3. E qui sarà ancora più avanti, probabilmente vicino alla fine del livello, chiaramente, perché poi finisce il livello. Quindi andiamo avanti, andiamo avanti. Ok, dovrebbe essere qui nelle vicinanze. Mettiamo un attimo la visuale, almeno magari possiamo vederla. La vedo? No, non la vedo. Vedo il bagliore della stella normale, ma le superstelle verdi non emettono quel bagliore lì, diciamo. Vediamo un po' da qui, magari. No, non riesco bene a vederla, quindi probabilmente sarà più visibile, diciamo, da di là, da quell'altra parte. Eccola, l'ho vista, l'ho intravista. Come ci arrivo, però? Così, con questi cosi, ragazzi, semplicemente. Così, di nuovo, no. Ok, però ci siamo, eh. E là, dove vai? Ora, tipo così, ci lasciamo andare con Yoshi, proprio lo buttiamo via, Yoshi, per fare il salto sul suo dorso e prendere la superstella. Oh, e anche la 3 l'abbiamo presa dalla galassia rapide e sospese, l'abbiamo completata. Questa galassia, perfetto. Ok, raga, allora, siamo a buon punto, insomma, ancora c'è da fare un sacco di roba. Bisogna fare questo livello di ala pinta, madonnina. Questo mi preoccupa un po', devo dire la verità. Perché questo, se sbagli, devi riniziare da capo, probabilmente. Quindi, insomma, cerchiamo di stare attenti. Prima di prendere ala pinta, magari mettiamo un attimo la visuale in prima persona. Perché altrimenti, boh, non lo so. Anche qui proviamo a vedere, insomma. Se la notiamo, non si vede. Sti bastardi di programmatori non hanno fatto sì che fosse appunto che apparisse nel video iniziale. Che stronzi. Qui manco si può mettere la visuale, come minimo, infatti. Minchia, minchia. Niente, bisogna andare a tentativi allora. Prendiamo la pinta. No, non voglio sapere come si vola con la pinta. Sì, lo so, lo so. E qui attenzione, attenzione, ragazzi, andiamo piano, boh, non so che dirvi, qui veramente bisogna andare un po' a tentativi. Bisogna stare, non so se andare sotto, andare sopra, andare a sinistra, andare a destra, boh, non ne ho la minima idea, raga. So solo che vorrei andare piano. Eccola, 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 eccola lì sotto, perfetto. Lì sotto non ci credo, raga. L'abbiamo missata. L'ho missata. Non ho fatto apposta. Quindi proviamo a prendere la seconda. Se quella, sempre che quella fosse la prima. Però credo di sì. Vabbè, siamo morti. Quindi possiamo pure prendere la prima. Sì, perché come vedete, non so se è un problema delle texture, ragazzi. Delle texture 4K. Ma si genera un po' dopo.
Non si genera subito, ma un po' dopo. Comunque andiamo addosso proprio, la prendiamo a questo punto, se no veramente stavo facendo una figura di merda allucinante che non l'ho presa prima, almeno adesso la prendiamo. Dovrebbe essere la prima, almeno verifichiamo che è la prima questa, ma penso di sì, direi che... Sì, era la prima della galassia volo della giungla, perfetto. Ok, si cerca di prendere la seconda, sarà più avanti chiaramente, siamo attenti e via. Stella verde 2. Ok, adesso vorrei andare più verso l'alto. Sicuramente non passiamo in basso in modo che appunto non rischiamo di riprendere la prima, però vorrei passare in alto per vedere un po' appunto se è qui. Come vedete facciamo molta più fatica a prendere velocità se siamo in alto, cioè la pinta d'altro che sta spiumando come pochi, non so perché, però andiamo avanti. Come sapete appunto si generano molto molto piano queste stelle verdi, bisogna andare vicino per vederle, quindi ecco qui potrebbe essercene una, però aspettiamo, aspettate un secondo, raga, qui destra, sinistra, dove passare? Boh, non ne ho idea. Qui è un casino, ragazzi, ve lo dico io. Eccola, 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 eccola. Dai, presa ragazzi, presa, era lì sopra quella roccia, quello scoglio, perfetto, wow. Dai, era più facile di quanto mi aspettassi, mi stavo preoccupando tantissimo per questa galassia, in realtà non era nemmeno niente di che, quindi perfetto. 149esima stella, stella verde 2 della galassia, volo nella giungla, perfetto, galassia completata. Ok, si prosegue, allora abbiamo fatto quali? Questa, e adesso ci manca un'altra galassina da 3. Andiamo a fare questa baia stellare, raga. Andiamo a prendere queste 3 stelle. Stella verde 1 della galassia baia stellare. Ok, vediamo un po'. Come sempre, eccola, lì ce n'è una. Potrebbe essere la prima, ma ci sta, eh. Ci sta anche che sia la prima quella, però non è detto. Non è detto perché lì mi sembra veramente molto molto in là, cioè nel senso quello, lì finisce il livello, quindi potrebbe anche non essere lì. Qui c'è qualcosa, si può andare da qualche parte? No, non credo, quindi qui io prenderei il Koopa, aguzzerei un attimo le orecchie, il nostro udito e nuotiamo, nuotiamo. Perfect, non ho sentito nulla finora. Mamma mia ragazzi, questa colonna sonora quanto è bella, veramente, è allucinante. Ok, allora, io congelerei tutto. Sì, perché secondo me quella lì è la prima, non c'è verso. Ho cercato ma non ho sentito nulla, quella è la prima, dai. A meno che non sia un po' più nascosta, magari qui la prima, perché qui il mondo continua, insomma. Però no, raga, dai, quella è la prima, andiamo a prenderla subito, poi se è la prima o la seconda lo scopriamo. Che cazzo di salti a parete fai, Mario? Ok, saliamo, 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 saliamo. E era da quest'altra parte? Yes, era proprio qui, perfetto. La prendiamo e vediamo un po' se era la prima o la seconda. Era la prima, perfetto. Quindi insomma ci avevamo ragione. 150esima stella, questa tra l'altro è della galassia Baia Stellare. Prima stella verde, andiamo a prendere la seconda. Eccola qui, stella verde 2, vediamo un po'. Ah, e infatti è in un altro livello, innanzitutto. Questa è in un altro livello e sarà appunto un pochino più nascosta, quindi vediamo un po', eh. Ok, lui voleva uscire. Bisogna fare tutto il livello adesso. No, inizia a piovere, che palle, non ci credo. Si continua, si va nel tubo.
Allora, vediamo un pochino, ragazzi, qui sott'acqua se c'è qualcosa, però per ora non vedo nulla. Secondo me bisogna andare nella prossima area. Non sento nemmeno nessun rumore, chiaramente. Vediamo un po', proseguiamo. Attenzione a quest'anguillone. E infatti qui non c'era nulla, assolutamente bisognava andare di qua. Perfetta, io metterei la visuale, non si può mettere perché siamo in 2D. Siamo in un mondo 2D, qui sono sicuro che qualcosa ci sarà però, eh. Sento qualche rumore? Forse sì, forse sento un rumorino. Sì, adesso lo sento chiaramente. Eccola qui, perfetto. Allora, come fare a prenderla? Mi vorrei buttare di sotto, letteralmente, tipo così. Vediamo un po', eh. Oh, cazzo! Ho sbagliato proprio le misure, sinceramente. Ho preso male le misure, ho sbagliato. Proviamo a riprenderla meglio. Che qui in realtà ci sarebbero anche dei cubi, però, boh, ci faccio poco, secondo me. Ok, perfetto, adesso ho preso bene le misure, d'accordo, ci sono arrivato. Perfetto, superstella ottenuta. Oh, un'altra bella superstella verde presa. Ci siamo, ragazzi, stiamo andando veramente bene. Stella verde 2. Ci manca la terza, però. Andiamo a fare la terza subito. E si va subito a fare la terza, ragazzi. Stella verde 3. Il livello è sempre il solito, quindi bisognerà andare ancora più avanti rispetto a quanto siamo andati prima. Ed ok. Vediamo un po' qui, attenzione a questa nuvola. Sì, perché non so perché questa medusa, ragazzi, mi viene da chiamarla nuvola. Sarà perché appunto sembra molto soffice e bianca come una nuvolina, però mi viene da chiamarla nuvola. Non lo so perché, non è proprio una cosa mia, un lapsus mio, va bene. Andiamo sopra, sicuramente sarà qui sopra. Sento il rumore della superstella precedente, ma tra poco dovremmo anche sentire quello appunto dell'altra superstella. Infatti lo sento, ragazzi. Qui un bel salto in lungo, arriviamo qui. Sì, sento. Eccola, eccola lì sopra. È lì sopra sulla sinistra, raga. E qui ci si arriva, secondo me, con un bel saltone in lungo proprio. Quindi qui prima prendiamo la chiave in modo che appunto, poi sblocchiamo anche questo video, se no poi ci dà fastidio quando facciamo il salto. Ecco, adesso un bel salto al limite così. Oh, madonnina, non mi ha fatto la piroetta, non ho capito perché. Ecco, mo sono pure caduto, no, non sono morto, però insomma non mi ha fatto la piroetta. Ho premuto il pulsante ma non me l'ha fatta, va bene. Vedrai che penso che quello sia l'unico modo per arrivarci, perché non, sinceramente non lo so se no come si fa. Ci riproviamo, vediamo un po'. No, madò, stavolta non ho fatto nemmeno il salto in lungo, ma che cazzo però. Dai, Mario, per favore. E la piroettina, e ci si arriva molto comodamente, ragazzi, con un bel salto in lungo e piroettina arrivate da tutte le parti, perfetto. Stella verde 3 della galassia Baia Stellare, 152esima stella. Perfetto, anche in questo episodio, ragazzi, abbiamo preso 8 stelle, se non mi ricordo male. Quindi per questo video, ragazzi, finisce qui la raccolta delle stelle verdi. E ci vediamo nel prossimo. Se vi è piaciuto questo, però, mi raccomando, iscrivetevi, mettete un bellissimo like e commentate. Da Peperuzzorbet è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio di Super Mario Galaxy 2. Ciao a tutti!